Allora, raccontami un po' come stanno andando le cose dopo aver conquistato Overdam. Ah, guardi, dottore, sta andando tutto alla meraviglia. Da quando mi ha aiutato a riprendermi quel giorno, tutto quanto sta andando per il meglio. Finalmente posso vivere in un posto lussuoso, ho le migliori armi, ho i migliori compagni, una sfilza di Securitron pronti a proteggermi e a proteggere tutti quanti. E la Legione e la RNC sono un lontano ricordo. Ah, mi fa piacere, guarda, ragazzo mio. Sai, quel giorno che ti portarono qui con quel buco in fronte, non avrei mai creduto che avresti fatto talmente tante grandi cose. Ma ora eccoti qui, vivo e vegeto, e soprattutto più forte di prima. Eh già, dottore, ne ho passate davvero tantissime. Credo che per stasera andrò a riposare nella mia vecchia casa qui a Good Springs. Stammi bene, ragazzo. Grazie anche lei, dottore. Buonasera, salve! La vecchia casa di Good Springs. Quanto tempo che ho passato qui. Dormirò qui ancora una notte. Poi tornerò alla Strip. Ho molte cose di cui occuparmi. Ah, è passato molto tempo dall'ultima volta che ho dormito tranquillamente. Forse dormire lontano da tutto quel caos e da quelle luci mi farà bene. War. War never changes. Dove cavolo sono finito? Cos'è successo? E tu chi sei? Cos'è questo posto? Perché ci sono delle telecamere? Chi ci ha portato qui? Chi è questo tizio morto? Salve, Corriere. Voglio fare un gioco con lei. Il Chi diavolo sei? mio nome è Jigsaw, l'enigmista. Sei stato portato qui per un motivo. Con la tua vita e le tue decisioni hai segnato il destino di molte persone. Criminali, malviventi, ma anche di persone innocenti. Ti sarei anche preso le loro vite, ma non ti sei preso la responsabilità di tutto ciò che hanno perso. Quindi, Corriere, voglio fare un gioco con te. Sarai disposto a uccidere o essere ucciso per poterti liberare e tornare alla tua vita? Fa la tua scelta. Ma che diavolo sta succedendo? Tutto il mio inventario è stato svuotato! Non ho più nulla! Posso prendere almeno questo vestito? Tu chi sei? Adam! Adam, chiunque ci abbia portato qui non si vuole perdere neanche un attimo di quello che sta succedendo. E questo poveraccio, invece, aveva una pistola, un nastro e una forcina. E questo è per me, immagino. Il tuo test. E una sola munizione. Leggiamo queste note. Salve, Corriere. Questo è come ti fai chiamare, come il mondo ti chiama. Un corriere di merci, quando in realtà tutto ciò che consegni è morte, sofferenza e dolore. Oggi ti metterò attraverso la morte, la sofferenza e il dolore, per darti la possibilità di liberarti dal male. C'è un altro nastro sul corpo. Salve, Corriere. Salve, Adam. Voglio fare un gioco. Dentro lo stomaco di Adam c'è la chiave per uscire da questa stanza. Se entrambi desiderate andarvene, è necessaria la chiave per sbloccare la porta. Quindi, Corriere, ucciderai per vivere? E Adam, ti sacrificherai per far vivere un altro? O sceglierai un altro modo per salvare entrambi, Corriere? Fate la vostra scelta, che il gioco inizi. Chiunque ci abbia portato qui è assolutamente un folle. È vero, ho ucciso per arrivare dove sono, ma tutto questo è folle. Non ti preoccupare, Adam, ci tirerò entrambi fuori da qui. È una serratura molto difficile, ma per me nessuna serratura è impossibile da aprire. Ho solo una pistola con un solo colpo. Non posso sprecarla. Dovrò farmi strada a Ehi! pugni contro chiunque voglia mettersi in mezzo. Ne hai avuto abbastanza? E tu invece? Ne hai avuto abbastanza? Non correre via! Se vuoi uccidere, devi essere anche pronto a essere ucciso. Aiuto!
Lo so, siete solo dei prigionieri, ma questo non vi discolpa dall'aver cercato di uccidermi. Questo posto è una dannatissima trappola mortale. Dove sarà l'uscita? Questa porta è chiusa, mentre questa è un altro test. Oh, ottimo. Vedo un bel po' di esplosivi. Lo sai? Non credo che tu abbia tenuto in conto che io fossi un ninja. Meglio disattivarle tutte. Altre forcine. Stai cercando di darmi una mano o stai cercando di uccidermi? Ehi, chi c'è là fuori? Il prossimo test. La porta dall'altro lato è bloccata da un debole meccanismo. Non c'è nessuna chiave. Se vuoi uscire da qui vivo, dovrai usare le forcine che ci sono per tutta la stanza. E fai attenzione a ogni passo. Vai troppo vicino a quelle lunchbox e ti faranno saltare in aria per tutta la stanza. Oltre quella porta c'è una piscina. L'acqua è altamente radioattiva. Sul fondo della piscina ci sono moltissime chiavi, ma solo una ti farà uscire. Non stare troppo nell'acqua, oppure ti farà stare male, o peggio. Folle bastardo. Per fortuna ho disattivato già tutte le bombe. Devo riuscire a uscire da qui. Chiunque sta cercando di tenermi qui è solo un pazzo. Chi è che ha un'arma? Maledetti. Dannazione. Mi farò scudo col cadavere del tuo compagno. Andiamo. L'avete voluto voi, sappiatelo. Non ho mai voluto tutto questo. Non c'è nulla da prendere. E questa è inaccessibile. Qualcosa da bere, finalmente. Sarà davvero così radioattiva come ha detto? Ok. Nulla di cui preoccuparsi. Ho nuotato in acque ben peggiori. Dobbiamo raccogliere tutte le chiavi. Chissà quale di queste aprirà. Per fortuna che siamo resistenti. Altrimenti saremmo morti. Perfetto. Quando finirà tutto questo? Ora questa porta si apre. Ci sono delle munizioni, magari troveremo anche un'arma. Maledetto pazzo. Chiunque tu sia, credimi che ti troverò. Chiave necessaria. Forse qua sopra? Meglio essere sempre pronti. Oh, guarda. Un bel po' di trappole. Mi dispiace che io abbia così tante abilità da poterle disattivare e anche da camminarci sopra senza poter prendere danno. Sarà qui la chiave? Eccola. Ho trovato degli occhiali. Eccoci qua. Per fortuna la chiave è aperto. Altre trappole per orsi. Ma cosa credi, che io sia un orso? In questa stanza fa freddo. Si congela qua dentro. Allora, il terzo test. Al centro della stanza c'è la chiave per la tua libertà. Per aprirla ti serviranno tutte le combinazioni chiuse in tutte le casseforti sui muri. Le casseforti devono essere aperte con le forcine. Non penso di aver bisogno di spiegarti le trappole per orsi. Ancora una volta, fai attenzione ai tuoi passi. Nella prossima stanza ti chiederò di fare un'ultima scelta finale. E poi potrai avere la tua libertà. Pazzo. Allora, questa è la facile. Perfetto. Uno. Ripara la connessione. 2. Devo fare attenzione. Anche se non mi fanno danno, potrebbero saltare. 3. E infine 4. E con questo abbiamo tutti e 4 i pezzi. La chiave per scappare da qui. Forza, usciamo. Cosa sta succedendo in questa stanza? Questa porta mi riporta a Good Springs. E questa mi porta alla computer room. E c'è un ultimo disco. Fai la tua scelta. Sei arrivato così lontano e hai visto così tanti morti. Chiediti, ne è valsa la pena? Questo è quello che dovrai decidere. La tua libertà giace proprio dove c'è la porta con scritto uscita. D'altro canto, se vuoi qualche tipo di ricompensa, c'è un ultimo test e una persona che devi uccidere. Dall'altra parte della porta con scritto computer room.
Quindi, che cosa farai? Resterai e verrai testato ancora una volta e ricompensato per la tua volontà? O lascerai la tua abilità e andrai via come una nuova persona? Fai la tua scelta. Non voglio nessuna ricompensa. Voglio solo sapere chi mi ha portato qui. Vengo a cercarti, pazzo bastardo. E tu chi sei? Un prigioniero? Cosa ti serve? Sapere come uscire da qui. Allora, cosa devo cercare? Non c'è un disco, non c'è nulla. Cosa vuoi che faccia? E questa? Una chiave. Eccola qui. Una scala. Ma non posso lasciarlo. Ci deve essere qualcosa. Non hai nulla. Non hai una chiave, non hai niente. Perché mai dovrei ucciderti? No, no. Non starò al suo gioco malato. Io me ne vado. Questa storia ancora non è finita? Jigsaw! Dove ti nascondi? Questa è la maschera trappola per orsi inversa. Santo cielo, questo è il suo laboratorio, quindi lui non deve essere lontano. Serve una chiave per uscire da qui. Qui non c'è nulla. Credo di sapere dove sia l'ultima chiave. Credo di sapere chi ce l'abbia. Aia! Pazzo, folle, maniaco. Ho solo una munizione e non la sprecherò. Devo avere delle risposte e le troverò sul tuo cadavere. È finita. No, a quanto pare no. Non è ancora finita. Pensavi di potermi fermare venendo qui? No, me ne ero già andato molto prima che tu arrivassi. Il mio lavoro non può essere fermato. Tutto quello che hai visto qui è solo l'inizio. Non è finito. Il gioco è appena iniziato. A quanto pare, lui tornerà un giorno. Ma fino ad allora, mi sono guadagnato il diritto di vivere. E nessuno me lo potrà togliere. Io me ne vado. Quando ti dicono di non buttarti via? Doc? Doc è in casa? Doc, mi è appena successa una roba terribile. Avanti, raccontami. Sono stato rapito. Qualcuno mi ha portato in un sotterraneo, voleva che uccidessi delle persone per liberarmi. Ho fatto del mio meglio. Non ho potuto salvarli tutti. Però almeno penso di essere cambiato un po'. Penso che questa esperienza in fondo mi abbia segnato. Forse è arrivato il momento di finirla con questa storia. Forse è arrivato il momento che faccia una vita normale, di diventare il protettore di Vegas. Sono partito da qua come un semplice corriere, quasi un criminale. Ma ora penso di sapere quale sia il mio posto. Penso di sapere cosa devo fare. Come tutto è iniziato, tutto deve arrivare a una fine. E questa storia ha raggiunto la sua. Che finale! Perfetto! Ad esempio, tu perché sei ancora qui, Frank? Sai, quando ti ho Dottore, torni qui.